Benvenuti alle previsioni del tempo di prontometeo.it a cura di Marcello Poggi e Gabriele Campagnoli. Questa è la situazione odierna con le immagini di Sat24, in esaurimento le piogge in serata, nella serata di lunedì, dopo un lunedì particolarmente piovoso nelle province di Pavia e di Milano, ma anche di Alessandria. Una situazione in evoluzione, come vediamo, con i radar delle precipitazioni locali, precipitazioni che vanno via via in esaurimento per portare a un martedì e un mercoledì di relativa stabilità. Vedete anche sul fronte del radar dei fulmini, non sono previsti temporali nelle nostre zone e via via si estendono le perturbazioni verso il Mediterraneo. Andiamo a vedere allora la cartina che prevede ancora le piogge fino alla serata, alla notte di lunedì su Piemonte e Lombardia. Sono correnti umide meridionali che fanno scivolare questo vortice depressionario verso il Mediterraneo occidentale e quindi dopo una giornata di lunedì caratterizzata da deboli piogge sparse lasceremo il posto martedì 23 novembre ad ampie schiarite. Temperature tra 6 e 12 gradi. La sentenza successiva a un mercoledì stabile, ma con entrata d'aria più fredda orientale, e poi un rapido peggioramento tra la notte e il pomeriggio di giovedì per il ritorno di un vortice depressionario riagganciato dal flusso nord atlantico, con piogge e neve anche a quote collinari, non in pianura. La neve si fermerà in collina. Questo ripetiamo nella giornata di giovedì. Ma avremo tempo per parlarne, intanto diamo un'occhiata in chiusura anche alla provincia di Milano, anche qui deboli piogge sparse in esaurimento nella tarda serata di lunedì, per poi lasciare spazio ad ampie schiarite nelle giornate di martedì e mercoledì, temperature comprese tra 7 e 10 gradi. Queste le previsioni del tempo di prontometeo.it a cura di Marcello Poggi e Gabriele Campagnoli. Grazie per essere stati con noi, al prossimo aggiornamento.